Grande emozione all'interno del gruppo Under 14 del Basket Fanum, che giungendo secondo in campionato ha conquistato il pass per le finali nazionali di categoria che si svolgeranno dal 12 al 19 luglio. Un traguardo importante ottenuto dopo un anno non semplice, commenta il coach Carlo Bonetti, passando attraverso un cambio alla guida tecnica. Il gruppo infatti aveva iniziato la stagione con Mauro Procaccini, che durante la pausa natalizia è stato chiamato alla guida della squadra di Serie A femminile del Parma. Si tratta di un risultato storico perché è la prima volta che una squadra fanese di basket si qualifica alla fase finale delle finali nazionali e tra l'altro giunge proprio al festeggiamento del 30° anno della società e quindi siamo molto orgogliosi di questo. Ecco, e adesso quando partirete? Partiremo sabato per questa avventura a Bormio e staremo lì 8 giorni e ci scontreremo con le 32 squadre più forti d'Italia che sono qualificate. All'inizio dell'anno, complice il cambio di allenatore, i tanti infortuni e le assenze per malattia, sono state 3 le sconfitte consecutive che sembravano allontanare la squadra dalle prime posizioni. Poi il gruppo ha ingranato e non ha più perso, con 8 vittorie su altrettante partite. Hanno così terminato anche l'ultima fase del campionato in seconda posizione, dietro la VL Pesaro e davanti alla Stamura Ancona. Sarà difficile, ma ci ammetteremo tutta, anche perché sappiamo che il livello è molto alto, ma penso che riusciremo a fare una bella figura. 1, 2, 3, Fanum!